Gentilissime amiche e gentilissimi amici, il più cordiale Interconnessi giunge a tutti quanti voi, naturalmente sul circuito di Spreaker, Spreaker con la K si scrive, e sul Cerca Trova, Stapp Radio Stefano Tini, si torna al passato, si trasmette al presente, Stapp Radio, direttore Stefano Tini, ed RDA Radio 1, direttore Roberto De Angelis. In più un saluto a tutto il circuito di Stapp Radio, RDA Radio, sono 10 canali che ripeteranno i nostri programmi, tra cui questo delle previsioni meteorologiche. Previsioni meteorologiche che andremo subito ad osservare e scrutare insieme a tutti quanti voi. Mi avete detto che anche un commento goliardico può andare bene tra una previsione e un'altra, e allora cominciamo. Raccontiamo, narriamo che ci sarà un fine settimana con venti molto freschi, temporali sulla Sardegna, sulla Sicilia, farà fresco anche al nord-est. Quindi un venerdì, questo pomeriggio, un venerdì che avrà molto tempo instabile sul medio Adriatico, sul nord della Sicilia, sull'est del Cagliaritano, brevi piogge chiaramente giù al sud. Per quanto riguarda poi la serata, ci sarà naturalmente un miglioramento, il clima si presenta fresco un po' su tutta quanta la penisola. Sabato 26, che accade? Arriva il fine settimana, aia, già avete capito, Allora, inizieranno a soffiare i venti da nord-est, le nubi raggiungeranno il nord dell'Italia, ci sarà vento sulle regioni adriatiche e ci sarà molto vento sulle coste calabresi, dove ci saranno anche piogge a tratte intense. In Sicilia pioverà, in Sardegna pioverà, sulla restante costa tirrenica adriatica sarà sempre nuvoloso alternato a schiarito. Il clima sarà mite. Questo per quanto riguarda sabato 26. Beh, vabbè, la domenica che tutti festeggiamo, si sta a casa, o meglio, chi ha un lavoro, chi svolge un lavoro tradizionale sta a casa, noi altri no, perché il riposo settimanale può non coincidere con il riposo festivo. Allora, anche domenica 27 avremo venti che vengono da nord-est, ci sarà un clima fresco e un po' su tutta la penisola, quindi quel caldo africano, quella cappa non si sentirà più. Pioverà all'interno dell'Appennino, tra l'Abruzzo, il Molise, le Marche, zone dell'Umbria. E al nord dovrebbe piovere soltanto tra il confine tra il Piemonte e la Liguria, quindi l'estremo nord occidente, il resto sarà nuvoloso con schiarite. Però le piogge ci saranno invece in zone della Calabria, della Lucania, in Sicilia, e attenzione, pioverà intensamente sulla Sardegna meridionale. In Campania invece, dopo qualche piovasco, dovrebbe tornare veramente il sereno. Però diciamo che la temperatura sarà molto molto sopportabile e accettabile. Per quanto riguarda lunedì 28, i venti sempre da nord-est. Dal nord-est stanno arrivando i venti praticamente da oggi, da venerdì in poi, quindi 72-96 ore di venti freschi che arrivano da nord-est. Sono però, attenzione, venti moderati. Questi venti però porteranno piogge su tutte le regioni adriatiche, sulla Sardegna orientali, temporali locali su Sicilia e Sardegna. Sicilia, Sardegna meridionale e Calabria saranno bersagliati da questi temporali. La temperatura leggermente diminuita, attenzione. Poi il tempo migliorerà al nord, invece Toscana, Umbria e Lazio potrebbero avere locali precipitazioni di pioggia, nulla di interessante, chiaramente nulla di importante. Questo per quanto riguarda lunedì naturalmente. Lunedì 28, martedì 29 invece sempre sti venti da nord-nord-est, questi c'hanno niente da fare, sti venti, era come l'anticiclone africano, sempre questi venti che vengono da nord-est, anziché andare verso la Russia, che sarebbe la loro naturale destinazione, vengono da noi, a noi fanno comodo. In Russia pensate che in alcune città ci sono ben 32 gradi, Russia anomalo che faccia questo caldo. Torniamo a noi, ci sarà un cielo nuvoloso sulle coste adriatiche,
cielo nuvoloso dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, deboli precipitazioni, deboli precipitazioni anche su Toscana, Umbria e Lazio, temporali in Sardegna e presa di mira la zona del Cagliaritano e intorno al Cagliaritano. La Calabria, neanche a dirlo, pioverà di nuovo. Quindi voi che mi seguite dalla regione Calabria, io vi chiedo umilmente scusa. Vorrei che fossero giornate serene dalla mattina alla sera, però avrete tre giorni di pioggia alternate chiaramente a schiarite. Come così piogge alternate a schiarite ce l'avrà l'isola della Sicilia, un po' su tutta quanta l'isola, ad eccezione della zona del Modighese e del Ragunese. E che dire, però nel pomeriggio e nella sera queste piogge dovrebbero diminuire di intensità. Vediamo quello che ci riserva mercoledì 30 prossimo venturo. Oh, io non parlo più perché i venti non se ne sono andati, si sono ormai accomodati, cioè loro si sono seduti al nord-est, tra il confine tra la Jugoslavia, lo chiamo ancora così, vabbè, tra il confine tra la Dalmazia, la Croazia e l'Italia, si hanno messo la loro base e da lì dicono oggi ripartiamo verso la costa adriatica. E vabbè, succede. E però attenzione, qui divento serio. Perché divento serio? Evito anche i miei commenti, perché i meteorologi ci narrano che potrebbe avvicinarsi all'Italia un pericoloso ciclone mediterraneo. Pericoloso ciclone mediterraneo che potrebbe colpire le coste occidentali del Mediterraneo, quindi diciamo dal Basso Lazio in giù, molto vicino pure alle coste della Sardegna orientale. Dovremmo saperne di più su questo pericoloso ciclone mediterraneo che si avvicina all'Italia, con la speranza che non si insacchi dentro lo stivale italiano. Vedremo un po' quello che accadrà. Piovaschi sparsi sul Triveneto e piogge più moderate sull'Emilia-Romagna, migliora sulle Alpi centro-occidentali, piogge sparse sulle Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, anche nel Molise, e peggiora praticamente il tempo, questo da mercoledì 30. Vediamo se tante volte il meteo.it e altri siti che parlano di meteorologia ci raccontano qualcosa, e ce la raccontano sì qualcosa, perché giovedì 1 ottobre, prendete nota, una volta era il primo giorno di scuola, pioverà giovedì 1 ottobre quasi ininterrottamente dall'Italia del centro-nord, quindi partiamo dalla Lombardia meridionale, dalla Liguria, Toscana e via discorrendo fino alla Sicilia e alla Sardegna. Pioverà anche in Corsica, è vero, però la Corsica non fa parte dell'Italia, mi scusi signora Luciana, mi indica la Corsica, va bene, pioverà per tutto il giorno, quindi armatevi di ombrelli, di santa pazienza, soprattutto se guiderete la macchina, ancora di più santa pazienza, perché il traffico quadruplicherà nelle grandi città. E allora ve lo raccontiamo, il ciclone mediterraneo sull'Italia arriverà giovedì 1 ottobre. Attenzione, perché potrebbe esserci forte maltempo al centro e al sud, venti di burrasca, temporali e nubi fragi. L'allerta della Protezione Civile potrebbe scattare su molte regioni. Allora, questa, ho interrotto anche la musica volontariamente, questa è una previsione chiaramente da qui a una settimana. Speriamo che si possano sbagliare, amiche e amici all'ascolto, ma di solito l'attendibilità ha una percentuale molto forte, molto estesa. Per cui noi vi diciamo che mercoledì 30 settembre si avvicinerà questo forte ciclone mediterraneo. Il 1 ottobre si scatenerà su tutta la penisola, ad eccezione forse delle Alpi settentrionali, ma anche sul nord-ovest delle Alpi ci sarà pioggia, forse un po' meno intensa, ma dal centro-nord, andando verso la Sicilia e la Sardegna, giovedì 1 ottobre, scusate se ve lo rammento, ci sarà pioggia dalla mattina alla sera, con venti forti e di burrasca, temporali e nubifragi. Potrebbe scattare l'allerta della
protezione civile. Allora, se scatta l'allerta della se scatterà, anzi, perché è futuro, l'allerta della protezione civile, bisognerà stare molto attenti e soprattutto tranquillamente prudenti. Le previsioni meteo a lungo termine, io non so come si ferma sta cosa, se me la fermate grazie, perché ho un altro audio purtroppo che non va assolutamente bene. Però dicevo, previsione a medio e lungo termine fino a 15 giorni, dal 2 al 4 ottobre venti orientali, pressione al sud, quindi piogge diffuse su gran parte d'Italia, però lentamente il tempo migliorerà. Tra il 5 e il 7 ottobre circolazione instabile, poi bassa pressione, da prima piogge al centro al sud e poi meglio al nord. Per quanto riguarda l'8-9 ottobre, circolazione instabile, pioggia al centro sud e temporaneo miglioramento al nord. Allora, volevamo chiaramente fare così, naturalmente, una previsione un po' più goliardica, come è nostro costume fare. Invece ci siamo dovuti fermare e raccontare quello che potrebbe accadere fra il 30 settembre prossimo avventura e la giornata del 1 ottobre. Sarà previsto l'arrivo del ciclone mediterraneo che si insaccherà in Italia tra la parte nord-occidentale della nostra penisola, su tutta la costa tirrenica, da quella alta a quella bassa, quindi partendo dalle Ligurie e finendo alla Calabria, investirà anche Sicilia e le coste orientali della Sardegna. Giovedì 1 ottobre quindi dovremmo avere questa esplosione temporalesca molto intensa, molto forte, da parte di questo ciclone mediterraneo. Quindi tutti i coltivatori che sono all'ascolto sono avvisati che se il tempo non si modificherà bisognerà raccogliere prima quello che si potrà raccogliere o rischiare e vedere cosa accadrà. Dovrebbe esserci l'allerta di protezione civile, questo almeno ci hanno raccontato diversi siti. Io spero che non sia così alla fin fine, spero di essere stato troppo catastrofico io con questi bollettini meteo di oggi. Però vedete com'è particolare questa trasmissione, perché di solito ci prendiamo in giro col ciclone africano, con le sudate, con i colpi di vento, e invece l'Italia sta volgendo verso l'autunno, un autunno che sarà, quanto dicono, molto denso e molto forte, e in Russia invece c'è l'estate a 30 gradi. Succede anche di questo. Prima di lasciarvi vi ricordo l'appuntamento con Walter e Corrado in via di Tor Sapienza 35 ABC, calzature, borse, abbigliamento e accessori Valcor dal 1948, classic, fashion e outlet. Il contatto telefonico è lo 06 22 84 544. Valcor vi attende appunto con il classic store, il fashion store e l'outlet store, via di Tor Sapienza 35 ABC. Detto tutto, Roberto De Angelis vi ringrazia dell'ascolto. Non so se all'inizio avevo detto il mio nome, vi chiedo umilmente scusa se non l'ho fatto. Ero preso da questo bollettino meteorologico che è molto molto particolare, non me l'aspettavo così veramente, me l'aspettavo leggermente migliore. Andrà meglio dopo il 2 ottobre, speriamo di sì, perché ci sarà un'alternanza di schiarite e di piogge, ma saremo completamente, veramente, meteorologicamente in autunno, quindi dovremo attrezzarci con un tempo di questo genere. Buon fine settimana a tutti, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio, e ci risentiamo la prossima settimana. Grazie a tutti.